fai? Miki! Ho perso la targa! Cosa? Ho perso la targa! Allora Miki, come risolviamo il problema? Allora Ale, guarda, motina nuova, ovviamente ce le danno sempre senza targa, senza frecce, senza tutto quello che serve. Abbiamo la soluzione. Camoletto Massimiliano è un ex endurista che ovviamente fa il meccanico di lavoro, è endurista per passione. Il problema della targa nel fare enduro è che è un pericolo quando cadi, è un problema che poi ti si danneggia, rifarla, rimatricolarla, dei costi esorbitanti. E quindi la soluzione alla quale lui ha pensato è quella di creare un portatarga, tra l'altro molto bello, che ora vi faremo vedere nel dettaglio, che si può completamente sfilare e reinfilare rapidamente per far sì che tu lo possa eventualmente riporre nello zainetto mentre stai facendo dei giri all'interno dei circuiti o mentre magari devi fare 10 metri fuori. Ringrazio Marco che ci ha segnalato appunto Camoletto e ti faccio vedere un pochino come si monta. Perfetto, allora come dico sempre, capelli legati, cervello acceso e si comincia. Mi sono strappato 800 capelli. Ok, allora Ok Ale, intanto che lo guardi ti leggo un attimino la descrizione di Massimiliano. Allora, è di produzione artigianale, è realizzato appunto in un alluminio molto resistente con queste guide di scorrimento in nylon, quindi sono quelle che permettono l'inserimento e il disinserimento all'interno della slitta con questa molla nell'alluminio stesso potenziata. In più ha una vite di bloccaggio ausiliaria che permette praticamente di tenerlo fisso, di installarlo in modo fisso. Nella confezione, oltre al portatarga, troviamo anche delle istruzioni che ci raccontano come fare e tutto il kit di viti e rivetti per poterlo fissare. Che dici, lo montiamo? Ci proviamo? Io sono pronta, e voi? Molto bene, lo presentiamo direttamente sulla parte plastica e verifichiamo un attimino con il calibro. Segniamo con un pennarello la mezzeria del parafango e andiamo ad intercettare il primo foro posto in alto per poter centrare un attimino il portatarga. Sto usando un truschino, questo è molto comodo, sono quelli a martelletto che permettono proprio di segnare il centro rapidamente anche sui metalli. Procediamo nel fare un piccolo preforo da 6 mm. Ok. Successivamente lo iniziamo a puntare con una vite in modo tale che possa basculare e poter segnare gli altri fori. Consiglio di magari allinearvi lievemente a occhio con la parte del fanale, perché comunque ragazzi, essendo plastica, anche se prendete in mano il calibro, purtroppo il millimetro è abbastanza relativo, quindi cercate di avere molta pazienza, ma partiamo dal presupposto che le moto stesse non hanno proprio una tolleranza centesimale, ecco, sulle plastiche. Ok, fatti tre fori, possiamo procedere nel mettere sotto i distanziali, quelle bussole che ci sono di plastica, di teflon, che servono proprio per far sì che ci sia un pochino di agio e di aria, in modo tale che anche sulle superfici lievemente curve, non come in questo caso, vi è la possibilità di far sì che tutte le viti vadano correttamente in battuta. Ok, adesso fissiamo con la rondella e il dado. Però visto che le viti sono lunghe, siamo dei precisi, le tagliamo, le andiamo a sostituire con queste viti qui che ho trovato in acciaio inox, che sono lunghe uguali, e voi direte ma quindi cosa cambia se seghiamo queste o queste qua? Cosa cambia? La zincatura.
queste sono zincate, queste sono in acciaio inox, vuol dire che se queste le seghiamo perdiamo la zincatura, si arrugginiscono. Queste invece in teoria no. Jack lo squartatore all'opera. Ok, l'ho già messa in morsa. Una cosa, quando segate le viti, mettete in morsa la parte del filetto che dovete abbandonare. Una. Perfetto, ok. Già nella confezione, ragazzi, questi qua li possiamo tenere buoni, ci sono dentro, a differenza di questo dado, ci sono dentro i dadi antisvitamento, gli autobloccanti, che hanno dentro un anello di teflon sostanzialmente. Questi permettono, in caso di vibrazioni, di non perdere comunque la targa o il supporto. Ok, allora mettiamo la rondella. E il dadino. Come ti sembra, Ale? Solido. Prova a calzarlo. Proviamo. Prova a calzarlo. Calzarlo. Sede. Figata. Perfetto, direi. E per toglierlo, tac. Ok, ora ci tocca montare sopra la targa con i quattro rivetti e abbiamo finito. Ok, ora. Perfetto, ora dobbiamo intanto posizionare correttamente la targa e non sotto sopra. Quindi questa è la parte che va verso il basso, perciò la posizioneremo in questo modo e andiamo a mettere i rivetti, che non ho mai fatto prima d'ora, quindi lo faccio oggi per la prima volta con voi. Vediamo cosa salta fuori, intanto scegliamo l'inserto giusto, per esempio. Ora apro, inserisco la spina. Mi posiziono e centro più o meno gli altri fori e tiro. Ok. And now tiriamo via la spina. Okay. Inseriamo la prossima. E facciamo così per altre tre volte. E voilà! Prontissima! Ed ecco fatto. Se la volessi togliere, molto semplicemente, contenta? Contenta! Guardate che bella targa poi che abbiamo. Netgate ADV, Netgate ADV, Netgate ADV, eh? Molto bene ragazzi, abbiamo montato tutto. La cosa che ci tenevamo a farvi vedere è che per quanto
possa sembrare a molti banale, è proprio questo il bello di questo prodotto, cioè il fatto che sia alla portata di tutti quanti, giusto? In più è bello resistente, fatto d'alluminio, quindi non può arrugginirsi e tutto quello che consegue all'uso un pochino gravoso delle nostre amate moto da enduro. Tutte le informazioni sul prodotto le potete trovare su www.camolettoracing.it, che vi lasciamo qui in descrizione. E vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarci un commento, attivare la campanellina, e è sempre importante per noi ragazzi contribuire, cercare di portare all'interno della comunicazione del canale delle prove anche pratiche nel montare e testare i prodotti che ci vengono dati, proprio perché è per noi importante dare un feedback costruttivo, ecco. Ed è importante anche il vostro feedback, quindi i vostri commenti sono sempre letti e sono sempre importanti. Ciao ragazzi, alla prossima! Alla prossima, ciao! Bye bye! Come faccio qua? Dritto è dritto, però...